una di quelle giornate in cui purtroppo non si può fare affidamento sul tempo. La cosa non è un evento raro, per la verità, a queste latitudini. La pioggia prevista per la serata non sembra comunque preoccupare tanti supporter giunti fin qui, che come potete sentire dai cori di incitamento sono accorsi numerosissimi. Siamo certi che pioggia o meno stasera sarà il pubblico a fare la differenza. Speriamo quindi che il calcio giocato, intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Scatta verso il pallone, ha spazio sulla fascia, occhio al cross, va di te, parata notevole, non era facile, allontana il pallone. Scodella in avanti, pallone regalato agli avversari. Il portiere la spedisce su. Fallo, calcio di punizione. Giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro, il cartellino lo aspetta la prossima scorrettezza. Mazzitelli, la gioca in aria, decide di sfruttare la fascia e sbaglia completamente il suggerimento. Riceve la palla, bel pallone, si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Mazzitelli, vuole il lancio filtrante, è calcio d'angolo. Deviazione di testa, una buona iniziativa ma non è bastato. Occasione per il contropiede, prova a sfondare centrale, colpisce il pallone, si è liberato bene, peccato per la conclusione non molto precisa. Beh, se non altro il pubblico sembra aver apprezzato il tentativo. Allarga il gioco, scatta verso il pallone, intervento deciso, tutto regolare secondo l'arbitro. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Ottimo dribbling e si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Nessun gol finora. Cerca il numero. Mazzitelli. Opportunità di ripartire. C'è letteralmente una pioggia di cross in area, Luca. Sì, quando è una torre al centro dell'area devi provarci. Più palloni metti in mezzo, più chance hai di segnare. Basta un mezzo pallone giocabile per arrivare al gol. Certo, affidarsi solo al cross può essere noioso e prevedibile, ma rimane una tattica che può dare i suoi frutti. Fiordilino. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Provano a partire in velocità. Fiordilino. La gioca sulla destra, sulla fascia, è libero.
traversa, le torri dalla traversa. La partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. Può provare. Il guardaline alza con la bandiera, ma fuori gioco. Bella azione sulla corsia di sinistra. Azione fallosa, nessun dubbio. Tentativo di allungare il gioco. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Lungo passaggio in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cercano l'azione veloce. Prova con la palla lunga. Tocco preciso. Occhio al tiro. Cross tagliato al centro dell'area. Fiordilino. Giocata in verticale. Partito! C'è l'opportunità per il contropiede. Cerca il tiro. Apre le marcature. Ed è il primo gol della gara. Rapidi e letali. Hanno sfruttato questo contropiede nel giro di pochi secondi. Una ripartenza da manuale. Trasformare un'azione difensiva in una manovra d'attacco rapida e decisa è meno semplice di quel che sembra. Ha segnato al 36esimo minuto il numero 24. E il risultato si sblocca, 1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. La gioca a sinistra. Gol Daniga. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Decide di cambiare fascia. Ecco che provano dall'altra parte. Il tabellino dei marcatori è stato inaugurato poco prima dell'intervallo. E così siamo evidentemente sull'1-0. E sarà rimessa con le mani. Fiordilino. Alfred Duncan. Un minuto di recupero. E perde il duello fisico con l'avversario. Riceve il passaggio. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Finiscono così 45 minuti di calcio. La prima parte non certo avale di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a effetto. Luca, le tue considerazioni sulla prima frazione di gioco? Hanno giocato una partita molto furba, lasciando venire avanti l'altra squadra. Sono stati quindi bravi a sfruttare le ripartenze per pungere. E il gol del vantaggio è arrivato in questo modo. 1-0 dopo i primi 45 minuti. E iniziano i secondi 45 minuti. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0.
Alfred Duncan. Può tentare. Splendida reazione del portiere. Gli lega la gioia del gol. Che parata. Non c'è che dire. Il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Lo mette in mezzo. Buona scelta di tempo dell'estremo difensore. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. E passa. Qui cerca. Il portiere dice di no. Sergio Roberto. Fiordilino. Solo un gol tra le due squadre, vantaggio fragile. Colpisce e para ancora. Qui si è davvero superato per prendere quel pallone. Certo, la difesa dovrebbe aiutarlo un po' di più. Mazzitelli. Stanno mantenendo il possesso della palla nella zona centrale del campo. Servirebbe a questo punto un passaggio filtrante. Pallone lungo in verticale. C'è spazio, occhio! Ha calciato forte. Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. Sostituzione di giocatore. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Lascia il campo per il numero 77. Fiordilino. Alfred Duncan. Si avvicina alla porta. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Soltanto rimessa laterale qui. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. E sembra che sia uscito un po' malconcio dal contrasto. Di giocatori. Sergio Roberto sul pallone, probabilmente cercherà il cross. Ci mette una pezza. La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Cambia gioco. E adesso prova a cambiare lato e riceve questo pallone. Riceve un pallone interessante. Appoggia sulla fascia. È libero di creare pericolo. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. La sensazione è quella dell'infortunio. Sembra che ci sia anche preoccupazione da parte dei compagni. Opportunità da fermo.
scatta verso il pallone. Grande movimento nello spazio. C'è il cross. Spazza via senza fronzoli. Duncan. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Alfred Duncan. Gioca con un pallone lungo. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Arriva nella tre quarti avversaria. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Il risultato mentre ci apriamo alla fine. Palla lunga a cercare il compagno davanti. L'avversario ha avuto la meta. In qualche istante sarà tutto finito. Gol Daniga. Quasi alla fine, devono trovare un modo per avvicinarsi alla porta avversaria. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Sostituzione di giocatori. Il numero 14. Il numero 20. Lasciano il campo per... Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Attenzione, una sostituzione. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. Non riesce a mantenere il possesso. C'è la palla lunga in avanti. Belotti sul pallone. Va in scivolata e l'arbitro dice che può bastare. Uno scontro combattutissimo.